Non c'è pace per l'ex INAM di Cremona. Prima è stato stralciato dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come casa di comunità, la struttura sociosanitaria che doveva entrare a far parte del servizio sanitario regionale prevista dalla legge come potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche. Poi si è riparlato di un suo eventuale utilizzo perché all'ospedale cittadino potrebbe essere conferita la qualifica di Dipartimento d'Emergenza e Accettazione di secondo livello. Può comprendere una o più delle unità operative specialistiche integrative di chirurgia vascolare, cardiochirurgia, chirurgia toracica che deve garantire diversi servizi. Quella già data a Mantova, perché l'approvazione del piano di organizzazione aziendale strategico della SST di Cremona pone le basi per ottenerla, indipendentemente dalle tempistiche di realizzazione del nuovo ospedale. Però, vista l'incertezza della cosa, gli addetti ai lavori si sono recentemente ritrovati per parlare del suo costoso futuro. Sono 20 milioni di euro, si stima la ristrutturazione di questo locale, e penso è che sarà molto difficile ad oggi cercare trovare fondi per ristrutturare. È ovvio che i tempi si allungano, quindi sarà molto difficile a breve trovare una soluzione. Perché prima sembrava che dovesse diventare una casa di comunità. Sì, infatti, la casa di comunità che però, da quello che sappiamo, hanno dato a Mantova, e quindi stiamo ad aspettare gli eventi per sapere se appunto si riuscirà a fare qualcosa, ma in tempi brevi, anche se credo sia un po' difficile. Come sappiamo anche la posizione dell'INAM, ex INAM, non è molto agevole, anche perché non ci sono parcheggi nelle vicinanze e quindi è molto difficoltoso anche arrivare. Rischia di restare fermo inattivo ancora per tanto tempo? La nostra preoccupazione è proprio questa. Abbiamo visto che comunque già da diversi anni che l'ex INAM è ferma e quindi presumiamo che purtroppo i tempi si allungheranno ancora. La medicina territoriale, tanto provata negli ultimi 2 anni e mezzo, andrebbe dunque non solo potenziata ma ricostruita.